Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 con la quale apriamo parlando di quanto è accaduto a Castiglione Messer Raimondo. Apriamo subito la nostra finestra in diretta, andiamo proprio nel paese della Valfino che è stato denominato durante l'emergenza Covid la VO d'Abruzzo. Vedete in collegamento Stefano Recanati che ha con sé il sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole che ringrazio e saluto. Linea a te, Stefano. Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio ai telespettatori del TG6. Sì, siamo a Castiglione Messer Raimondo, nella Valfino, comune di 2180 abitanti, dove nei mesi purtroppo di pandemia da coronavirus sono stati riscontrati 85 casi di positività, tra cui 14 deceduti. E proprio questa è la notizia del giorno, notizia di ieri, che anche l'ultimo positivo sul comune di Castiglione Messer Raimondo è guarito. E allora di questo e con questo parliamo con il sindaco Vincenzo D'Ercole, a cui do il benvenuto e il buon pomeriggio. Grazie sindaco di aver accettato il nostro invito. Allora, sindaco, abbiamo detto a microfoni spenti, finalmente un raggio di sole per il vostro comune. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e grazie della visita. Sì, dopo alcuni mesi siamo fuori dal tunnel, speriamo che questa condizione permanga. Da ieri il nostro comune registra zero positivi e quindi dopo un periodo difficile cerchiamo di guardare avanti con speranza. Ecco, sindaco, ricordiamo che il primo contagiato c'è stato il 9 di marzo, l'ultimo appunto l'altro giorno, 3 mesi, quasi 4 mesi molto difficili. Sì, 4 mesi, quasi 4 mesi difficili, appunto, che hanno visto il nostro comune tra i più colpiti, anzi il più colpito della regione Abruzzo. Abbiamo vissuto giorni veramente difficili, ma con l'aiuto di tutti e di tutta anche la forza della comunità siamo riusciti a superare questo duro periodo. E allora noi prima di fare questo collegamento abbiamo fatto un giro per le vie del borgo della Valfino di Castiglione Messer Raimondo, abbiamo ascoltato le impressioni delle persone che hanno vissuto questo periodo difficile. Allora prego la regia di mandare il contributo realizzato questa mattina. Si trova, ci si fa coraggio, si va avanti. Per cui mio marito, mio figlio è morto il 29, mio marito il 30 marzo. Non ho più niente da Grazie mille, grazie signora. Buona giornata e buon dire. tutto. Grazie, anche a voi. Signor Pasquale, finalmente Castiglione Messer Raimondo azzera i casi di positività. Com'è stato vivere questi mesi? È un po' triste, è stato. Purtroppo, che possiamo fare? E queste sono le cose. Piano piano speriamo che passerà tutto. Purtroppo. Intendiamoci che non è che dice 2 mesi, 3 mesi. Io speravo veramente per Natale, sai com'è? Andiamo avanti, ci rimettiamo, mi sa che no. Purtroppo noi siamo un paesetto dove ci conosciamo un po' tutti ed è stato veramente veramente brutto e quindi siamo veramente contenti di essere arrivati allo zero, iniziare a vedere un po' di luce. Ecco, il bar, le attività iniziano a frequentare, a ripopolarsi. Piano piano con molta 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 difficoltà, però sì, adesso si inizia a vedere qualche movimento in più, un po' di serenità più con la gente. La paura c'è stata per tutti, ora speriamo insomma che torniamo alla normalità, che si riparte. Quanto è stato difficile vivere 3 mesi chiuso in casa, 3 mesi, ma anche di più di 3 mesi? Ma più che chiusi in casa, proprio vedere l'ambulanza tutte le sere, le campane che suonavano a morte, insomma, è stato brutto. Siamo molto felici, sì, all'inizio le difficoltà sono state tante, la gente aveva paura, meno male con le dovute cautele perché tutto dipende anche da noi, se siamo attenti, meglio per noi. Quando è stato emozionante riaprire il negozio, l'attività e fare felici i primi clienti? Guardi, non mi dica, sì, il giorno di riapertura, diciamo una grande festa, senza abbracci, senza baci, giornata stancante, ma bella.
Sì. Voi vi conoscete tutti in questo paese, conoscevate anche purtroppo le 14 persone che sono venute a mancare? Sì, sì, assolutamente, infatti è stato traumatico per tutti, dalla prima vittima fino all'ultima. E adesso anche per voi giovani può tornare un po' di sereno con la riapertura di tante attività e tornare piano piano alla normalità? Sì, torniamo al lavoro, torniamo alla normalità, speriamo che appunto tutte queste attività ripartano comunque al meglio. Giovani? Giovani diciamo che sono quelli che hanno sentito di meno la cosa, però anche loro fanno la loro parte, cioè nel senso che si cerca di stare il più possibile attenti. Diciamo che questa brutta avventura è stata capita dalle persone. Sì, sì, qui sì, ne abbiamo risentiti tutti, dai piccoli ai più anziani, veramente tutti. Non è fiducioso? Non è fiducioso, assolutamente. Purtroppo 14 morti sul vostro comune, le riconosceva? Sì, sì, quasi tutti. È stato difficile? È molto difficile, dispiaciuto veramente. Purtroppo che possiamo fare noi? Questa è la vita, dobbiamo rassegnare che piano piano, pure, diciamo pure che ci è capitato, che possiamo fare? Quello destino che doveva andare in quella maniera e via. Dopo questa pandemia gli amici che ci hanno lasciati, anche perché qua ci conosciamo tutti indistintamente. Ecco, potete tornare alla normalità pian piano? Speriamo, e siamo già a buon punto. E allora, Sindaco D'Ercole, queste sono le parole dei suoi concittadini, tanto dolore, tanta difficoltà, ma speranza, sia da parte dei più giovani che da parte dei più anziani. Ecco, fate comunità. Sì, abbiamo fatto comunità nel momento di difficoltà, adesso faremo comunità per ripartire e dobbiamo credere e dare un futuro a queste zone interne e al nostro comune. Sicuramente, come ho già detto, abbiamo vissuto un periodo veramente brutto e che passerà alla storia, ma dobbiamo guardare avanti anche nel ricordo e nel rispetto di quelle persone che purtroppo ci hanno lasciato e hanno purtroppo perso la vita con questo virus. Alfredo, il Sindaco D'Ercole è a disposizione per alcune domande da parte vostra. Sì, allora intanto mi fa piacere insomma, che aver portato le nostre telecamere nel suo comune dopo esserci sentiti via Skype durante questa emergenza. Anche questo è un piccolo segnale che le cose stanno pian piano tornando più o meno alla normalità. Io le volevo chiedere se guarda indietro a quello che è accaduto. Lei è anche tra l'altro uno dei guariti dal coronavirus. Ecco, se guarda indietro, riesce a darsi una spiegazione del perché questa vostra piccola comunità è praticamente stata l'epicentro dell'epidemia nella nostra regione, o quasi? Ma guardi, innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione di questi mesi e per la voce che ci avete dato, anche se via Skype, ma è stata fondamentale. E io non so darvi una spiegazione medica a questo punto, scientifica, però sicuramente il virus era presente già da alcune settimane prima, fino a quando poi si è accorti sia in Abruzzo che in Italia che il coronavirus era arrivato, e sicuramente penso che da inizio anno già era tra le nostre comunità e ha avuto il picco in quel periodo. Quindi ci sono stati sicuramente più focolai e più punti da dove è arrivato. Altra domanda che le faccio, ricordando le persone che non ci sono più, avete intenzione come comune di mettere in piedi qualche iniziativa per mantenere la memoria di queste persone che purtroppo non ce l'hanno fatta? Sì, sicuramente nei prossimi mesi già stiamo pensando a un progetto di un monumento, di un murales in ricordo di queste persone, perché come ho spesso detto e ribadisco anche oggi, Castiglione Maestremondo è come se avesse vissuto una sorta di terza guerra mondiale e abbiamo più o meno contato le stesse vittime che abbiamo contato nei periodi delle due guerre principali, quindi sicuramente andremo ad onorare la memoria di queste persone con un monumento o qualcosa del genere che possa ricordarle per sempre.
Invece venendo a quello che è insomma il futuro prossimo, di che cosa ha bisogno la sua comunità, se c'è qualcosa che possono fare le istituzioni, ma anche gli operatori economici, per cercare di sostenere già aree interne provate da tutte le problematiche che prescindono dal Covid, ma chiaramente ancor più appesantite da questa emergenza? Ah, sì, qui le istituzioni si devono far carico insieme a noi comuni di un progetto di ampio respiro che duri anni, cioè qui si deve investire nelle aree interne per far sì che chi vive in queste aree possa essere almeno agevolato in qualcosa, e quindi ci vuole sia un progetto per far rimanere chi c'è e per un progetto per attrarre nuovi abitanti e nuovi impegni economici, a tal punto da creare un indotto turistico, quindi c'è bisogno di investimenti da parte della Regione e dello Stato affinché queste aree divengano attrattive. Stefano, per la chiusura del collegamento. Alfredo, allora Sindaco, per chiudere, lei ha promesso a microfoni spenti di non fare più polemica, di però chiedere alla Regione Abruzzo un po' di attenzione in più. Anche dal punto di vista più banale, che è quella di riportare i quotidiani, i giornali la mattina a Castiglione di Messere Raimondo, perché da 3 mesi non avete più quotidiani da leggere. Sì, sicuramente io chiedo un'attenzione per questa problematica che ci ha lasciato il Covid, nel senso che la comunità di Castiglione di Messere Raimondo e della Valfine intera, quindi 5 comuni, anzi anche Elice, quindi 6, non hanno più la consegna da parte della ditta che si occupa di questo, che è un ente privato, di consegnare i quotidiani, quindi anche quelle attività che hanno investito su questo tipologia di attività. Anche ad esempio a Bisenti c'è una signora che da poco ha rilevato un'attività del genere, è in netta difficoltà, quindi chiedo alla Regione di trovare una via, e anche allo Stato, perché anche alcuni deputati e senatori sono informati di questa problematica della Valfino, di trovare la via per far sì che tornino a consegnare i giornali, anche perché il diritto all'informazione è un diritto sancito in Costituzione. Grazie, allora, grazie al sindaco di Castiglione Messere Raimondo Vincenzo D'Ercole, grazie per aver accettato il nostro invito e aver portato l'esperienza del Covid-19 qui nel suo comune ai nostri microfoni. Ricordiamo, è tutto da Castiglione Messere Raimondo, paese che, come abbiamo detto già all'inizio, ha contato 14 morti, 85 casi di positività, ma da oggi è tornato finalmente il sole anche nel comune della Valfino. E da Castiglione Messere Raimondo è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie allora a Stefano Recanati, grazie al sindaco D'Ercole per questo collegamento. Noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha diffuso i dati relativi agli interventi fin qui portati avanti in diversi settori dell'economia e della sicurezza pubblica. Le Fiamme Gialle hanno individuato 47 evasori totali e recuperato diversi milioni di euro di imposte evase. Vediamo. 47 evasori totali scovati, 41 milioni di euro di imponibile netto non versato nelle casse dell'erario, oltre 27 milioni di euro di IVA evasa. Sono questi i numeri delle 258 indagini tributarie rese note dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara in occasione della ricorrenza del 246esimo anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle. Nel dettaglio dei settori oggetto delle verifiche, in quello dei carburanti è stata scoperta un'ingente frode all'IVA per 18 milioni di euro, attuata tramite l'utilizzo di 29 società cartiere operanti nel territorio nazionale. Complessivamente sono stati denunciati 191 soggetti per reati tributari e sequestrate disponibilità patrimoniali e finanziarie per oltre 7 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori proposte di sequestro già avanzate per un totale di 27 milioni. Nel comparto del gioco e delle scommesse sono stati eseguiti 47 controlli, di cui 11 sono risultati irregolari, con 81 persone verbalizzate e 5 denunciate. Per i reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate penalmente 11 persone e sequestrati beni per oltre 75.000 euro, mentre 80 persone sono state segnalate alla Corte dei Conti responsabili di un danno erariale superiore a 600.000 euro. Nell'ambito dei reati concernenti l'usura, il furto e lo spaccio di droga sono state identificate 246 persone ed eseguiti sequestri per circa 21 milioni di euro.
euro, di cui oltre 10 milioni già portati a confisca. Infine, nell'ambito del controllo del territorio per il contrasto ai traffici illeciti, sono stati sequestrati 780 kg di hashish e marijuana, 145 piante di cannabis e un chilo di eroina, con la denuncia di 72 persone, di cui 14 arrestate e 82 segnalate tra gli assuntori. Particolare attenzione poi è stata rivolta al controllo delle aree più sensibili della città di Pescara, Rancitelli, l'area di Risulta, Piazza Santa Caterina e le zone della Movida. Nell'ambito dell'emergenza sanitaria per il Covid-19 sono state controllate circa 3.700 persone, denunciate 45, segnalate amministrativamente 91, nonché controllate 647 aziende, anche su richiesta della Prefettura, contestando violazioni nei confronti di 131 attività economiche, di cui due sottoposte a sequestro e chiusura. Cinque ragazzi, tre ragazze e due ragazzi, di cui quattro minorenni, sono stati recuperati la scorsa notte dai tecnici del soccorso alpino e speleologico Abruzzo in località Bocca di Valle, presso la cascata di San Giovanni. In programma c'era una gita con pranzo al sacco, poi l'idea di lasciare il sentiero per avvicinarsi al torrente e mangiare vicino all'acqua, come hanno raccontato ai soccorritori. Nel tentativo di proseguire l'escursione hanno continuato la salita superando una serie di salti rocciosi che via via si sono fatti più alti, al punto da non riuscire più a scendere. Intorno alle 18, consapevoli della situazione di pericolo, si sono messi in contatto con i carabinieri, che hanno così attivato la macchina dei soccorsi. È partito chiaramente l'intervento anche con l'elicottero del 118 di Pescara, che ha sorvolato la zona nel tentativo di effettuare il recupero. Nel frattempo una squadra a piedi del soccorso alpino e speleologico si è messa in cammino per raggiungerli, come vedete dalle fotografie. Per fortuna è stata solo una brutta esperienza. Andiamo a Lanciano adesso. In via Masciangelo sono partiti i lavori per la realizzazione dell'Ecoparco, progetto verde fortemente voluto da Ecolan, che vi investirà circa 90.000 euro. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Nell'ecoparco di via Masciangelo a Lanciano sorgerà un attrezzatissimo parco giochi con annessa isola ecologica, grazie ad un progetto della Ecolan in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il costo dell'opera sarà di 90.000 euro, tutto a carico della Ecolan. Questo è un luogo di aggregazione di pubblica utilità, perché qui ci sarà un'area appunto dedicata per esempio ai bambini, con un parco giochi anche per i diversamente abili, un'area di sgambamento, un'area fitness qui dietro proprio le mie spalle e una serie di panchine con tutto un sistema di wifi gratuito e di ricarica di bici e telefonini. E poi ci saranno due strutture, una dedicata al conferimento delle plastiche con un sistema di punti, l'utente può poi recuperare questo, può ricavare da questo conferimento acqua e sapone. L'altra struttura sarà dedicata a 300 utenze che risiedono in zona, ancora da definire quel numero di utenze e le utenze stesse le sta individuando l'amministrazione comunale, che verranno a conferire tramite delle buste col QR code direttamente qui, quindi quei condomini non avranno più il kit condominiale, verranno a conferire qui tramite queste buste, ci sarà una tracciabilità e sperimenteremo quello che viene chiamato la tariffazione puntuale. Qual è stato il costo di questo progetto? Il progetto vale 90.000 euro circa, l'amministrazione comunale ci ha dato la disponibilità di quest'area e Ecolan ha messo la quota relativa, e devo ringraziare anche EcoControl, che è il privato che sta realizzando queste strutture, che ha collaborato anche finanziariamente a questo progetto. Ora ci spostiamo a Teramo. Sanificato e dotato di tutti i dispositivi anticontagio, riapre il centro antiviolenza La Fenice. Per l'occasione l'associazione Sor Optimist ha donato alla struttura uno speciale kit di videosorveglianza. Ci dice di più nel servizio Tania Bonnici Castelli.
Riapre a Teramo, sanificato e dotato di tutti i dispositivi anticontagio, il centro antiviolenza alla Fenice, struttura a sostegno delle donne abusate, gestito direttamente dall'amministrazione provinciale. Un'occasione questa importante, onorata da uno speciale dono. La presidente delle Soror Optimist di Teramo, Anna Di Russo, ha consegnato alla Fenice un kit di videosorveglianza acquistato grazie al contributo dei cittadini e delle cittadine che hanno partecipato alla camminata solidale nel novembre scorso. Perché avete pensato proprio a un kit di videosorveglianza? C'era sembrato uno strumento utile per una maggiore tutela delle donne che frequentano questo centro, quindi oltre al servizio che già offrono i consulenti qui presenti, abbiamo ritenuto che questo poteva essere un ulteriore strumento di tranquillità per chi accede al centro antiviolenza. Durante il periodo di lockdown, i centralini dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare a causa della convivenza forzata con i partner, che ha spesso impedito alle donne di denunciare le violenze subite dentro le proprie abitazioni. Le donne hanno sicuramente avuto molte difficoltà in questo periodo del lockdown, dovuto proprio al fatto di restare a casa rinchiuse e quindi di convivere forzatamente con magari un familiare che appunto nei confronti del quale appunto ci sono delle violenze, degli abusi. È stato difficile sia relazionarsi con il compagno, il partner, ma anche gestire la situazione con la presenza dei figli in casa e poi gestire anche le possibilità di interfacciarsi con il centro antiviolenza, con gli sportelli, perché difficilmente un uomo che diciamo ti controlla tutti i momenti ti fa avvicinare al telefono anche per un semplice messaggio. Il centro alla Fenice di Teramo, pur chiuso fisicamente, ha però continuato senza sosta a prestare i propri servizi di assistenza e sostegno. Durante il lockdown, come previsto e imposto dalla normativa anticontagio Covid-19, non si è potuto svolgere il servizio in presenza, però le nostre consulenti sono state sempre reperibili praticamente 24 ore su 24 in modalità telefonica da remoto. Abbiamo rispolverato, se così si può dire, il progetto avviato grazie alla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo con i farmacisti, affinché anche i farmacisti potessero correttamente indirizzare le donne. Dopo un primo momento di stop, di marzo, che ha registrato praticamente una sola chiamata, già nel mese di aprile ha ricominciato a svolgere praticamente la sua attività, quindi non si è mai fermato. Oggi finalmente ritorniamo in presenza con i locali sanificati e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. Ad Avezzano, così come a Pescara, ma in tanti altri centri italiani, la movida notturna nella fase 3 inizia a rappresentare un problema per l'ordine pubblico. Gli esercenti, a tal proposito, chiedono aiuto alle istituzioni. Sentiamo. Droga, risse, schiamazzi, sporcizie e danni. La movida di Avezzano fa scoppiare la rabbia dei residenti del centro, stanchi di sopportare le notti brave di chi vuole divertirsi in barba alle regole della civile convivenza. Mentre qualcuno ha cercato anche di farsi giustizia da solo con un gavettone di acqua e candeggina lanciato dal balcone, anche i commercianti iniziano a temere le conseguenze degli episodi che si moltiplicano. Quanto accaduto lo scorso weekend con l'accoltellamento di un minorenne ferito in modo lieve e l'arresto di un marocchino di 26 anni, oltre alla maxi rissa in via Garibaldi e la rappresaglia di lunedì ai danni di uno straniero, stanno continuando ad alimentare la polemica. Chiediamo che ci possa essere più attenzione, perché questo problema della sicurezza, già presente nella città di Avezzano anche prima del Covid, non ci dimentichiamo che già in passato ci siamo dovuti confrontare con episodi di questa natura, venga a cessare, perché altrimenti veramente si fa un danno. Questa fase 3 va gestita sicuramente con le pinze. Dico questo perché non va gestita con il lasciar passare, lasciar andare oppure essere troppo permissivi, ma va garantita una sicurezza soprattutto a noi gestori, che già facciamo fatica con altre mille problematiche che ci sono attualmente per il Covid. Non possiamo sicuramente badare alla sicurezza fuori i nostri locali da soli. Torniamo sulla costa, in particolare a Pescara. Tramite delle passerelle, 6 spiagge libere sono state rese accessibili a tutti, carrozzine incluse. Vediamo con Giuseppe Dintino. Spiagge libere da barriere architettoniche. A Pescara passerelle apposite consentono anche ai disabili di andare a godersi il mare. Sono un ragazzo disabile, tetraparesi spastica, sono lieto di
far parte di questa inaugurazione, anche se vogliamo inaspettata, che sai, sono cose che non capitano tutti i giorni, dalla sera alla mattina, però sono contento, ci sono persone di buona volontà in tutti gli schieramenti e questo è un esempio, va detto insomma. Da oggi andare al mare è un pochino più semplice. Certo, certo, per tutti, non solo per me, io sono contento di aver fatto da apripista a tutti, da oggi è giusto così. Le spiagge libere pescaresi accessibili ai disabili al momento sono 6. Questa mattina è stata inaugurata quella al confine tra Pescara e Francavilla al Mare. Questa è una, sono delle bellissime iniziative e ringrazio l'assessore Dinisio per aver collaborato con me e per poter appunto attrezzare le spiagge libere con le passerelle, perché è importantissimo che tutti quanti possano fruire della spiaggia libera. In tutto sono 6 spiagge libere che abbiamo attrezzato, ma non è finita qui perché stiamo già lavorando per il prossimo anno per aggiustare ancora meglio quelle che sono poi il resto per agevolare questi disabili. Anche Pescara si unifica, si mette in rete con le altre cittadine limitrofe, Francavilla e Montesilvano, che già l'avevano. Sono orgoglioso di questa azione politica che ha fatto l'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore Dinisi. Come dico sempre io, concludo sempre con queste due hashtag: nessuno resta solo, nessuno resta indietro. Siamo adesso arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, sarà Daniele Minelli della sezione di Varese a dirigere il match di venerdì sera all'Arena Garibaldi fra Pisa e Pescara. Se il tecnico biancazzurro Le Grottaglie cerca conferme, quello dei toscani, pescarese Doc, dice: per me è una gara davvero speciale. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. L'esame Juve-Stabia è stato superato brillantemente e l'affermazione sulle Vespe ha anche corroborato la classifica. Per il Pescara non ci poteva essere migliore scenario di ritorno dopo il lockdown. Una prestazione positiva, una prova in crescendo, le mosse di Re Grottaglie tutte azzeccate e un allungo sulla posizione play-out, ora a 5 punti di distanza. La trasferta di Pisa di dopodomani, oltre che essere classifica alla mano uno scontro diretto tra compagini di metà classifica, è un nuovo banco di prova che dovrà dire se le scelte varate dal tecnico biancazzurro hanno avuto successo nella loro occasionalità o se su di loro si può far leva per disegnare un rush finale di stagione coi fiocchi. È lecito attendersi infatti che Le Grottaglie riparta dal 4-4-2 visto con le Vespe, con un solo cambio forzato. Drudi, uscito a inizio di ripresa, non sembra in grado di recuperare e allora due sono le ipotesi: riproporre Crecco al centro della difesa con Masciangelo a sinistra o rilanciare Scognamiglio con Crecco quarto basso di sinistra, scelta questa che sembra la più probabile. Molto difficile invece pensare di toccare un Pucciarelli subito in gol al debutto, così come va verso la conferma alla linea di centrocampo, anche perché Palmiero è ancora alle prese con i fastidi a quel ginocchio che lo tormenta da inizio stagione, mentre è difficile il recupero di Bocic, che potrebbe restare fuori al pari di Tumminello e Di Grazia. Chance di convocazione invece per Campagnaro. Anche il Pisa si è ripresentato bene dopo la lunga sosta ed ha strappato un meritato punto a Salerno con una prova di maturità, sfiorando anche il colpaccio. L'allenatore Luca D'Angelo è solito cambiare sempre formazione e dopo il 3-5-2 della Recchi potrebbe tornare al 4-3-1-2 contro il Pescara. In difesa gli esterni saranno Birindelli e Lisi, i centrali Benedetti e Caracciolo. A centrocampo rientra Marin, con lui Guscher e De Vitis. In avanti sicuro un Masucci in gran spolvero. Vido contende una maglia a Marconi per il ruolo di trequartista, l'ex Sodimo in ballottaggio con Minesso. D'Angelo, pescarese Doc, conferma: per lui il match con il Delfino non è mai come tutti gli altri. Venerdì, a prescindere dal fatto che all'andata abbiamo giocato male, noi vogliamo fare punti, anche a prescindere dal fatto che giochiamo contro il Pescara, nel senso che abbiamo bisogno di fare punti. E il fatto che sia il Pescara può essere un po' più importante per me a livello così di emozioni personali. Nel mondo del calcio molti dicono che le partite sono tutte uguali, invece non è vero. Io sono di Pescara anche in maniera orgogliosa, lo rivendico, e perciò giocare contro il Pescara per me è importante. Poi è ovvio che io farò di tutto per fare punti, quello mi sembra il minimo sindacale.
Adesso la Serie C, il Teramo continua a lavorare in vista dell'esordio nei play-off di martedì prossimo 30 di giugno per il difensore biancorosso Andrea Cristini. Queste partite saranno combattute e dall'esito imprevedibile. Vediamo il servizio. Sono gare particolari perché a differenza della massima serie sono partite secche, quindi abbiamo visto ritmi abbastanza blandi anche in Serie A. Mi aspetto partite del genere anche nei playoff, però ovviamente una squadra delle due deve portare i tre punti a casa, quindi sicuramente non si potrà stare a attendere più di tanto, quindi mi aspetto partite combattute fino all'ultimo e partite sicuramente imprevedibili. C'è tanta voglia, c'è tanta energia. Quando siamo stati a casa abbiamo comunque passato un brutto periodo tutti. Questo ci è servito per ritrovare un attimo la consapevolezza, la cattiveria, che comunque è stata una stagione travagliata sicuramente, con degli alti e dei bassi, e in un modo o nell'altro l'obiettivo dei playoff l'abbiamo raggiunto e adesso c'è la voglia, soprattutto con partite secche, quindi imprevedibili, di cercare di arrivare più avanti possibile e dare del filo da torcere a proprio tutte le squadre, dal Bari alla decima classificata, tutte quante. Sia una squadra che l'altra da affrontare ai playoff, come ti dicevo prima, tutto arrivano sono imprevedibili. Ovviamente il doppio risultato in casa potrebbe darci una grande mano, ma la Francavilla è una squadra che, come abbiamo già visto nell'ultima partita in casa, ci ha dato molti problemi, quindi sicuramente guarderemo la partita e saremo già concentrati al playoff in qualunque squadra incontreremo. È tutto per questa edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i servizi su tv6.it e sul nostro canale YouTube. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.